Siamo in dimostrazione, portellone elettrico dedicato Range Rover Evoque. Allora, sfruttiamo le chiavi originali, in questo caso abbiamo proprio il tasto dedicato all'apertura portellone, mentre per le altre macchine che non hanno questo tasto andiamo a sfruttare la tasto apertura. Lo premiamo 3 volte e in automatico si apre il portellone. In questo caso basta fare un semplice clic e il portellone si va a aprire. Come optional vendiamo il sensore apertura piede. In questo caso il cliente non lo desiderava, non l'abbiamo installato. Come vedete, nelle altre Evoque che abbiamo fatto c'è anche il sensore apertura piede. Dopodiché, pulsante dedicato, questo l'abbiamo installato noi. Stessa cosa per quanto riguarda il pulsante anteriore. Questo è sempre un pulsante che abbiamo installato noi. Come vedete, tutto originale, un lavoro perfetto, pulito. Poi in tanti mi parlano della sicurezza. Stefano, ma per carità, il portellone di qualità, tutto quanto, ma nel momento in cui facciamo conto che c'è un bambino o qualcosa, ha il sensore sicurezza, cioè quando si chiude, se trova un ostacolo, si ferma? Beh, non c'è miglior risposta che lo proviamo dal vivo. Facciamo da qui. Lo riproviamo, eh? Almeno siamo sicuri. Lo facciamo, in questo caso lo facciamo chiudere da qui. Guardate. In linea di massima, i portelloni con il sensore apertura piede hanno un costo di 8,99 compresa installazione. Senza sensore apertura piede siamo sui 7,99. Va bene, prodotto di altissima qualità, garanzia 2 anni. Fino adesso ne abbiamo montati più di circa 70-80. Abbiamo dovuto fare solo un'assistenza per i pistoni, li abbiamo mandati al fornitore e ce l'ha rispediti nuovi. Su 70 prodotti, solo un'assistenza, penso che sia un risultato eccezionale.